Per decenni in Italia la pianta principe delle siepi è stata lui, il Prunus laurocerasus, conosciuto anche come alloro oppure lauroceraso. Già il nome stesso fa capire molto di lui. Prunus vuol dire che fa parte dei pruni, quindi qualcosa di simile alle ciliegie, alle susine, e in effetti quella è la sua famiglia. Laurus, come l'alloro, in qualche maniera la foglia assomiglia a quella dell'alloro. Prunus laurus cerasus, cerasus, le ciliegie. Qui in Veneto c'è un paese che si chiama Cesarolo, e in dialetto le ciliegie si chiamano Serese e il paese è Cesarol, quindi era il paese delle ciliegie. Ma torniamo al lauro ceraso. La sua crescita è abbastanza vigorosa, si pianta in qualsiasi tipo di terreno, cresce velocemente e fa un fiore bianco seguito da delle bacche rosse, che però, siccome voi lo potate, le bacche non le vedete mai e sono velenose. Sì, questa è una pianta le cui foglie, ma soprattutto le bacche, sono molto velenose. Eppure è stato piantato per decenni senza nessun problema. Questo vuol dire che in un giardino una pianta è velenosa, sì, ma perché sia velenosa bisogna mangiarla. Che altra caratteristica? Si pianta a 70 cm, 80 una dall'altra, lo si tiene sui 2 metri, 2 metri e 50, e qualche volta si ammala. Si ammala di una malattia fungina, per cui determinano, i germogli giovani, delle bucature sulle foglie. In ogni caso, questa malattia non è mortale. Un po' di solfato di rame, insomma, la assicura facilmente al bisogno, ma non c'è neanche, insomma, questa gran necessità. Se è giallo, forse è carente di azoto, e se ancora rimane giallo, forse è meglio dargli anche un po' di ferro. Il lauro ceraso, una pianta tradizionale per fare le siepi. Roberto Davide Valerio da Bejaflor, alla prossima!